Perché ci sono così tanti morti? Perché questo virus è peggio di quello che inizialmente ci veniva detto. Questo è un virus che per fortuna nella maggior parte delle persone che vengono contagiate da pochi sintomi, molti si ammalano, si contagiano senza neanche accorgersene perché praticamente non hanno sintomi, però in una percentuale per fortuna minoritaria delle persone contagiate il virus provoca la polmonite e provoca in alcuni casi delle polmonite molto molto gravi, molto complicate, al punto che per alcuni pazienti si arriva a una situazione tale per cui né i farmaci, né l'ossigeno, né la terapia intensiva possono servire, possono essere utili a evitare il decesso. Tanti contagiati purtroppo vuol dire proporzionalmente tante polmoniti e proporzionalmente tanti decessi. L'unico modo per fermare i decessi è quello, lo dico ancora una volta, di fermare il contagio, di fermare l'espansione del virus, quindi seguendo in maniera estremamente attenta quelle indicazioni che vengono date dal governo sul restare a casa, sull'evitare i contatti. Tra l'altro ho avuto la sfortuna di essere immediatamente a ridosso di quello che è stato il primo focolaio nazionale, quello di Codogno. Sapete benissimo che c'è una grande commistione fra Piacenza e Lodigiano, perché per questioni di vicinanza fisica, e quindi da noi il numero dei contagiati è esploso subito dopo quello di Codogno. Probabilmente tutto questo avveniva prima ancora che ci fossero i primi casi accertati, i primi casi positivi. A questo si aggiunge il fatto che questo virus, che colpisce tutti, ma che è particolarmente pericoloso per le persone anziane, per le persone con malattie croniche, perché sono quelle più deboli, più esposte al rischio poi delle complicanze sulle polmoniti e su questi dei corsi accelerati, particolarmente accelerati di aggravamento, e Piacenza è una delle province italiane con l'anzianità media più alta, quindi noi abbiamo anche un numero di anziani che è percentualmente più alto rispetto ad altre province. L'ospedale da campo è attivo da oggi, incomincerà oggi a prendere alcuni pazienti e poi via via si riempirà nei prossimi giorni. Voglio essere molto chiaro, la presenza dell'ospedale campo non costituisce nessun pericolo per la cittadinanza, così come la presenza degli ospedali. Parliamo di strutture che sono isolate, in cui i pazienti vengono trasportati in condizioni di massima sicurezza e di biocontenimento, e quindi non c'è pericolo per chi vive nelle zone circostanti. I dispositivi di protezione individuale sono in questo momento una delle cose più difficili da trovare al mondo. Noi veniamo riforniti con una certa regolarità dalla regione e stiamo facendo tutto quello che è possibile, sia come azienda, sia come regione, sia come protezione civile nazionale, per riuscire a reperire il maggior numero possibile di dispositivi. Abbiamo avuto nei giorni passati dei problemi, per esempio, con i camici idrorepellenti, che per fortuna oggi siamo riusciti a risolvere. Non siamo purtroppo in una situazione di poter garantire di avere scorte nel magazzino per mesi e mesi di fornitura. Abbiamo forniture che ci bastano per i prossimi 2 o 3 giorni, ma che per fortuna riescono a essere regolarmente rinnovate. L'azienda, la regione, lo Stato sta facendo ogni sforzo possibile per riuscire a dare ai nostri operatori la massima sicurezza.